Il passaggio, cioè diventare proprio partecipe nella politica o passaggio dal... No, da un'area di sinistra alla Democrazia Cristiana. Ma non ti so dire con esattezza un particolare episodio, non c'è. Una serie di riflessioni, di meditazioni se vuoi, e poi condividere le stesse cose con delle persone che militano nella Democrazia Cristiana, condividere modi di pensare e di fare e modi di comunicare con la gente. Questo. Prima delle 6 domande del test ai nostri ospiti, un'altra telefonata a Temina. Grazie. Test per i nostri ospiti. Le prime 6 domande. Tema del test di questa settimana, senatore Coviello e Scaldaferri, è: credete nella felicità? Risposta? Certo. In che misura? Beh, abbastanza, credo che sia uno dei punti importanti dell'essere umano, l'essere vivente, cioè l'uomo vive anche per raggiungere questa felicità. Sì, cioè si tende sempre all'essere felici, quindi tutti gli esseri umani cercano le situazioni e le condizioni per ottenere la felicità, anche se proprio il massimo, cioè sono pochi istanti, ma una condizione di serenità già basta, vero? Allora, facciamo le prime 6 domande agli ospiti, da casa potete seguire perché la regia manderà in onda le schermate, voi segnerete la risposta lì sulla vostra cartellina, di modo che la regia a fine puntata ci darà poi il trofeo. Mi piacciono i test. Ti piacciono? Allora, addentriamoci nel test. È vero che quando vi vengono in mente tutte le cose che dovete fare entrate in agitazione diventando nervosi? A. Purtroppo è vero. B. Sì, come ogni altra persona normale. C. Non direi. Senatore Coviello. Sì, sì, come ogni altra persona, una giusta attenzione alle questioni, alle vicende. Gelsomina. Sì, anche la stessa risposta. B allora, per entrambi. Quando andate a letto vi addormentate quasi subito, fate fatica ad addormentarvi, oppure avete l'impressione di stare svegli per delle ore? No, subito, abbastanza tranquillamente direi. Io non so come rispondere, perché guardo per almeno mezz'ora, un'ora la televisione, però diciamo quasi subito, ecco, non sono delle ore. Però qui si è già nel letto, ci sì, dico. Sì, sì, io vado dal letto. Ah, vedo la televisione. Dal letto. Sì, purtroppo muoio perché a volte non leggo per guardare alcuni programmi interessanti. Però... anche come fatto professionale, vabbè, tutto sommato. È bello, concilia bene, è una bella combina. Sì, allora A e B mi pare. Sì, no. Infine, giorno dell'Epifania, sempre alle ore 17:30. Brevemente volevo chiedere ai nostri ospiti qual è il significato del Natale. Gelsomina Scaldaferri? Per me il Natale è una festa bellissima, l'aspetto tutto l'anno perché è il momento della famiglia, del calore familiare, ecco, si vivono delle emozioni, delle sensazioni bellissime, si scartano i regali insieme a tutti i parenti e poi ci si sente veramente più vicini, ecco, questo sì, è per me importantissimo, Natale è una festa stupenda. Senatore Coviello, lei in Scaldaferri, allora, la tua nuova attività lavorativa a Conversano, in provincia di Bari, presso Telenorba. Illustraci un po', diciamo, questa tua esperienza, quando è iniziata, in che cosa consiste e che cosa fai concretamente a Telenorba? L'esperienza mia a Telenorba è iniziata il 4 ottobre, quindi sono appena 3 mesi, e devo dire che sono felicissima, contentissima, perché veramente ho modo di lavorare seriamente, c'è molta professionalità, e, niente, si lavora bene, poi abbiamo un direttore che è Enzo Magistà, che è durissimo, severissimo, quindi ci obbliga a fare sempre tutto al meglio. E niente, mi chiedevi in che cosa consiste il mio lavoro. Beh, chi entra all'inizio intanto fa molto lavoro di redazione, quindi aiuta ad impaginare il telegiornale, prepara tante notizie, arriviamo addirittura a farne a persona una 60 al giorno, e quindi grande capacità di sintesi o di ampliamento, bisogna rimpastare in continuazione, si fa tanto allenamento e questo è importantissimo. Poi io ho fatto anche servizi esterni con la troupe. Sì, ne abbiamo visti qualcuno. Parecchi, è bellissimo poi fare servizi esterni, penso che sia la cosa che mi piace di più, oltre alla conduzione, che chiaramente non ho fatto perché ancora non è arrivato il momento, non so se arriverà. Intanto, niente, questa esperienza continuerà a potenza.
lo dicevi tu all'inizio di trasmissione, perché Telenor vuole riattivare le redazioni periferiche di Potenza e del Molise. E partirà il telegiornale regionale di Telenor a metà gennaio, fine gennaio più o meno, e quindi io dai primi di gennaio, dal 3 esattamente, sarò nella redazione di Potenza insieme ad altri due colleghi e inizieremo a lavorare per la Basilicata, noi tre per la Basilicata. E sarà bellissimo lavorare nella mia terra, grazie. Noi le facciamo i migliori auguri, ma volevo chiederti come mai la scelta per un'emittente privata pugliese? In Basilicata ce ne sono tante, molte stanno per chiudere, tante altre forse chiuderanno, senatore Coviello, se praticamente il governo non ci darà le concessioni. Quindi come mai la scelta per un'emittente pugliese? Perché Telenor non è solo pugliese, ma centro-meridionale, diciamo così, perché si vede oltre che in tutta la Puglia, anche in Basilicata, in Molise e parte della Campania, è la prima televisione del Mezzogiorno e parte nella Calabria, quindi diciamo è una grande realtà. Poi i mezzi, i metodi, la situazione lavorativa è completamente diversa da realtà di emittenti private lucane, quindi c'è una grossa struttura dove si può veramente lavorare tanto e bene, cioè c'è tanta professionalità, ecco, non per nulla togliere alle altre emittenti, ma una grande emittente era quello che volevo per andare un pochino più avanti, ecco. Per fare un passetto in quindi avanti. Il passo Gelsomina Scaldaffari, che tutti noi conosciamo anche qui in ambito locale, perché diciamo ha lavorato anche in emittenti private, ha collaborato, ha iniziato qui a TV Lucana, ha collaborato, sì, ha iniziato in effetti con la nostra emittente, ha collaborato poi con giornali della regione Basilicata. In Roma, all'inizio Cronache Lucane, il mio primo articolo uscì su Cronache Lucane nell'88. E niente, quindi ho iniziato con Cronache Lucane e con TV Lucane, poi piano piano, ci vuole testardaggine a non finire, guarda. Perché come sei stata accolta in redazione? Beh, allora, l'ambiente dello spettacolo, del giornalismo è duro. Quando arriva una persona nuova non viene accolta con tanti, ti hanno squadrata. Tanti sorrisi, però poi veramente devi, per crearti il tuo spazio, devi lottare. Devo dire anche una cosa, credo forse... Hai avuto paura per la personalità che si affacciava a una concorrenza non lo so. In più? Forse, non no? Lo so, sono certa una comunque... Una ragazza simpatica, ma bella, vivace io... come te, portava qualche disagio probabilmente in redazione. Forse io al posto loro avrei fatto la stessa cosa, perché le gelosie ci sono, me ne rendo conto. Ho dovuto veramente, all'inizio, i primi 20 giorni sono stati traumatici, io parlavo con Mario Lamoglia, che è il mio migliore amico, e ero tristissima perché ecco, c'erano tante ostilità. Ho dovuto sviluppare una diplomazia che voi non potete immaginare, una diplomazia che poi si può tradurre anche con un po' di ipocrisia e falsità, perché bisogna veramente avere con ciascuno un rapporto diverso, particolare, perché ognuno è fatto in un modo. Chiaramente poi si sono create delle amicizie, io ho stretto dei rapporti di amicizia e di lavoro con delle persone splendide. E niente, poi devo dire che mi sono inserita bene, dopo 3 mesi avevo il mio compito, quindi andavo lì alle 8:30 sapendo quello che dovevo fare, mi impegnavo al massimo, soprattutto perché dovevo dar conto al mio direttore, che sembra essere un po' distaccato, invece è un attento osservatore di quello che fanno tutti. E devo dire che ho avuto anche delle belle soddisfazioni, ricordo il mio primo servizio esterno che feci, ero emozionatissima, a Oro Levante, una bellissima rassegna. E andai a Bari, quindi a Oro Levante, e tremavo il pensiero che poi il direttore sicuramente sentiva il mio servizio. Infatti lo sentì, ma io non lo sapevo, fino a 2 giorni dopo mi incontrò nel corridoio della redazione e mi disse: il tuo servizio andava bene. E questo mi galvanizzò, mi fece sentire contentissima, veramente una bella soddisfazione. Poi mi sono data coraggio, perché chiaramente i dubbi su quello che si fa ci sono sempre. Io raramente adesso con pienamente soddisfatta di quello che faccio, non so perché, però credo sempre che potrei fare un pochino meglio. E comunque devo dire che i colleghi erano soddisfatti di come lavoravo io e anche il direttore, quindi con questa piccola promozione in Basilicata è il segnale che loro sono contenti. È la nuova Carmela, la sorella. No. Auguri quindi da parte nostra. In questa attività riescono bene, perché sì, abbiamo esperienze valide a livello nazionale. Magari, Carmela sorella, una grande professionista, un augurio, ma ce lo prendo come un augurio.
Quindi auguri da parte nostra. È comunque brutto constatare che in effetti in questo ambiente c'è tanta falsità, bisogna veramente farsi stare a grosse gomitate, tra l'altro non è la prima volta che... E andare avanti, pensare a lavorare bene, al meglio, comunque poi per tirare le somme è una bellissima esperienza, un'esperienza che ti forma, un'esperienza...